Ciao Roberto, benvenuto alla Peritins. Ciao Ciao Irene. Silvio. Grazie. Irene, ciao Roberto. Ciao Silvio. Roberto, con te riprendiamo un pochettino il discorso del networking, e questa volta parliamo di Wi-Fi 6, protocollo che è stato rilasciato l'anno scorso, e che tra tutti i vari rilasci che sono stati fatti durante gli anni, se così vogliamo dire, è risultato quello forse più eclatante perché promette performance e tutta una serie di novità molto importanti. Quindi volevamo parlare con te oggi di quello e volevamo che ci spiegassi perché le aziende dovrebbero approcciare al Wi-Fi 6. Sì, assolutamente. L'introduzione di questo, chiamiamolo protocollo, comunque di questo standard Wi-Fi, è importante sia al lato rivenditore, quindi per chi vende i prodotti, che siano Zeiss o comunque qualsiasi altro brand, ha diciamo una caratteristica in più importante e soprattutto dal lato dal punto di vista dell'end user, perché può avere una rete diciamo più veloce. Vado a spiegare secondo me in tre punti fondamentali che è il Wi-Fi 6, secondo me, definendolo un po' diciamo sintetizzando quelli che secondo me sono i tre punti fondamentali. Allora, per primo, la possibilità di avere una rete, diciamo, teorica, perché poi è teorica, a 10 giga, quindi Wi-Fi, quindi dal giga si passa al 10, ok? Questo porta sicuramente tutto quello che è dietro, anche proprio l'infrastruttura, quindi non solo l'access point, ma anche tutti gli apparati, diciamo, fissi, quindi gli switch, tutto ciò che è networking a 10 giga, e secondo me è un passaggio molto importante. In termini di velocità, questo significa che parliamo di 4 volte ben più veloce rispetto ai dispositivi standard, ok? Quindi definendo di velocità sembra un po' che parliamo insomma di una cosa indefinita. In realtà la velocità si vede dal punto di vista, diciamo, concretamente in un ambiente magari dove ho più connessioni simultanee o comunque dove ho più persone che si collegano. Prendiamo un esempio, un bar, un ristorante, piuttosto che un ufficio dove magari una sala di riunioni. Ecco, le performance migliorano nettamente. Questo permette di risparmiare sia l'utente finale, ma anche a chi installa, magari mettendo meno access point, ma più prestanti. E sicuramente una cosa fondamentale dello standard AX è la maggiore efficienza anche a 2 giga e 4, cioè perché ormai la banda 2 giga e 4 era un po' satura, no? Essendo la prima nata, quindi la più utilizzata, la più diffusa, poi man mano c'è anche la banda 5 GHz. Però diciamo che questo nuovo standard dà un po' vita a quello che è un nuovo 2 GHz, ecco, chiamiamolo così, con delle performance assolutamente eccezionali. Sì, Ecco. chiaramente tu hai citato gli uffici, ormai viviamo in un'epoca dove il laptop dovrebbe essere lo standard, come dotazione rispetto al desktop, e questo significa che la connessione di rete è meno presente, meno forte, motivo per cui è fondamentale avere un access point che sia ad alte performance e che garantisca una banda elevata perché se è vero che stiamo passando sul cloud, è anche vero che la mole di dati di scambio, interscambio, comunque interno, esterno, è sempre più grossa, quindi muoviamo documenti sempre più elevati. E se torniamo indietro di qualche anno, spostare un file di diversi mega dentro un protocollo Wi-Fi che magari spingeva fino a 150 megabit, significava poi alla fin fine spostarlo se andava bene a neanche 10 mega al secondo, cioè un decimo di quella che era la connettività gigabit già esistente sui computer. Quindi anche da questo punto di vista diventa fondamentale probabilmente l'approccio a questo tipo di device.
Assolutamente sì, confermo quanto hai detto e pensiamo, io faccio sempre l'esempio di aziende che magari possono essere i nostri utenti finali, un'azienda di pubblicità, un'azienda di design dove ci sono pure anche di architettura dove fanno dei file piuttosto di grosse dimensioni. Trascinare, portare file diciamo, da una cartella a un'altra diventa fondamentale proprio avere una rete wifi importante, cioè una struttura che sostenga tutto questo passaggio di file e di megabyte, sicuramente con un peso non indifferente. Prima hai citato gli switch, quindi la componente di networking. Perché a questo punto diventa importante pensare anche ad apparati a 10 gigabit per la parte, chiamiamola, di scambio, quindi che sia core o infrastrutturale come gli switch stessi? Ecco, infatti è proprio, diciamo, la parte bella un po' del mio lavoro in questo momento, perché anche a strutturare, no, un impianto di nuovo di networking ti trovi davanti a poter proporre ai propri clienti, ai propri rivenditori una varia gamma anche di switch. Perché parliamo ormai di porte multi-giga, quindi che cosa significa? Prendo un esempio, l'esempio del nostro modello di Access Point VAX 610, che insomma, è il penultimo Access Point a livello di gamma, insomma. Lui sopra ha due porte LAN, quindi avrà una porta a 1 gigabit e una porta a 2 gigabit e mezzo di velocità. Questo permette un throughput maggiore ed è proprio qui che lo switch interviene. Quindi se io ho uno switch che ha delle porte multi-giga, per molte multigiga si intende queste nuove porte che possono andare a 3, 4 livelli di velocità, 1 gigabit, 2 gigabit e mezzo, 5 gigabit, no? E 10 giga, insomma. Ed è quello che permette proprio di portare la velocità all'access point. Quindi se non ho uno switch dietro importante, queste velocità non si raggiungono. Faccio un esempio concreto dal punto di vista lavorativo, nel senso io posso anche decidere di magari mettere il mio Wi-Fi 6 solo di access point e magari investire poi l'anno successivo, insomma, con gli switch a quella velocità lì. Mi permette di fare anche delle soluzioni scalabili, ecco, non so se riesco a farmi intendere. Sì, certo. Da questo punto di vista ti chiederei, abbiamo parlato del 610, che è in ordine di performance il secondo della lista. Sì. Un altro modello, due modelli che a me piacciono anche sono il 510 e il 210, che come dire, sono di una fascia leggermente più bassa, ma offrono anche qui performance ad alto livello con supporto a 2 giga, a 2 giga e mezzo, quindi connettività ad alte performance. Però come switch, se dovessimo fare due nomi per dare questo tipo di supporto, che cosa potremmo citare? Beh, ad esempio il modello XS1930, che è un nostro modello di switch che sta andando molto, che è uno switch a 12 porte, se pensiamo a quelle PoE, dove tutte le 8 porte sono in RAM 10 giga, quindi possono essere utilizzate anche per servire ad esempio 10 giga un server piuttosto che un NAS, e allo stesso tempo alimentare anche degli access point come il modello appunto 650S, che sfrutta solamente il PoE++, cioè il 60 watt, oppure tu hai citato prima il 210 e il 510, appunto con le porte del 210 che sono multigiga. Ecco, questo modello qui secondo me è importante e in più ha la possibilità di essere gestito anche dal cloud. Un altro punto focale da tenere in considerazione è la gestione centralizzata di tutti questi apparati. E qui a questo punto subentra Nebula. Volevamo un po' parlarne con te, Esatto. capire esattamente di cosa si tratta, come funziona. Assolutamente sì, nel senso che la nostra piattaforma cloud è un po' il nostro cavallo di battaglia, è nato nel 2016 e su cui appunto adesso nei prossimi giorni ci sarà il lancio della nuova release con tutta una serie di novità che non posso anticipare, Peccato. però non posso proprio a livello di Taiwan, probabilmente mi licenzierebbero. E
Però la cosa interessante è il discorso della centralità, no? Quindi di poter gestire attraverso un pannello di controllo che si trova sul cloud, access point, switch e anche firewall, appunto, soprattutto con questa ultima release. È un po', non, nel senso, di innovazione non c'è, nel senso c'è, nel momento in cui, soprattutto per quanto riguarda la security, la gestione centralizzata in passato veniva gestita on-premise, quindi da un controller. Quindi la novità è proprio togliere il controller, quindi togliere un qualcosa di fisico per mettergli qualcosa in cloud che quindi dà sicuramente una ridondanza, quindi dà la possibilità di essere ben protetto, quindi da guasti hardware e tutta una serie di problematiche passate che erano legate appunto all'esistenza dell'hardware, ma la comodità di poter gestire da un telefono, quindi parliamo di un'app, eventuali crash, eventuali alert di malfunzionamenti oppure semplicemente andare a visionare ciò che è il networking, quindi lo stato di salute della rete, piuttosto che se un access point funziona o meno. Certo, oltre a poter fare distribuzione di policy in modo centralizzato, e questo può tornare utile in quei contesti di ambienti non presidiati, decidere di spedire un access point e di collegarlo alla rete, che lui automaticamente si va a configurare secondo quelle che sono le policy della mia infrastruttura. Come hai detto tu, sostituisco alla fin fine il controllo di access point controller, ma questo poi vale anche per gli switch. Quindi dire, prendo uno switch, te lo spedisco, lo colleghi alla rete e lui in automatico va a configurarsi inizialmente, poi gli andrai a mettere tutte le varie porte che vengono pilotate dal sistema, evitando paradossalmente la necessità di avere qualcuno a presidio che deve per forza montare l'apparato. Non dico che lo possa fare chiunque, però diventa più facile dire: toglielo dalla scatola e collegalo al cavo, perché essendo poi il power over Ethernet viene acceso da solo, eccetera, eccetera, rispetto a vai lì, lo prendi, lo monti, lo configuri, fai eventualmente le VLAN e tutto quello che ne consegue. Assolutamente sì, e diciamo che per noi commerciali quando dobbiamo spiegare un po' Nebula, no, partiamo sempre da lì perché è una caratteristica secondo me importante ed è quello che dà il valore aggiunto al prodotto. Io so che sono un commerciale e anche tecnico in passato, cerco di insomma concretizzare il mio, diciamo, il valore aggiunto in questo modo, dicendo io ho sempre un esempio di un cliente che seguo io, di un nostro gold partner che ha installato una serie di access point, switch e firewall, quindi entrambi, quindi tutta la soluzione di networking per tutta una serie di case di cura, no, su tutto il territorio nazionale. Ovviamente dietro c'era una multinazionale che voleva sempre insomma, andare su HP, Cisco, insomma, brand più blasonati, più conosciuti di Zyxel. Quello che ha vinto è stato proprio quello che tu descrivevi, quindi la possibilità di poter attraverso un QR code, installare le cloud, comunque aggiungere nel cloud gli dispositivi, configurarli in sede e poi spedirli dove l'elettricista doveva solo semplicemente montarli. Non è diciamo, un claim per vendere il prodotto, ma è un concreto, è una cosa concreta ed è proprio il nostro installatore ha voluto venire al nostro evento l'anno scorso di Italiano, che facciamo sempre tutti gli anni, a raccontare questa sua esperienza. Tra l'altro, Ed poi è in proprio. questo periodo forse è ancora più importante una soluzione del genere, dove la mobilità è molto limitata, e quindi dire ti prendo il device, te lo spedisco e tu lo attacchi, diventa quasi più semplice che paradossalmente concordare l'uscita con tutti i vari limiti e rischi del periodo. Assolutamente sì, infatti abbiamo avuto clienti che ad esempio con i punti vendita retail, no? È vero che magari erano chiusi, non chiusi, comunque nel momento in cui riaprivano poi magari qualcosa non funzionava perché avevano spento, eccetera, e dover magari anche soltanto aggiungere un access point, aggiungere un dispositivo, in questo momento è stato fondamentale poterlo configurare da casa, no? E spedirlo poi al negozio di competenza, assolutamente sì. Certo. Ottimo, direi che abbiamo Fatto una breve una breve panoramica. panoramica. Ovviamente il Wi-Fi 6 poi non è solo quello, c'è tutta
dietro comunque tanto di più da analizzare e da scoprire, ma non basterebbero i nostri canonici 15 minuti. E quindi è arrivato il momento del nostro brindisi con Meme il nostro meme cocktail. cocktail. Tu Grazie. cos'è che hai scelto? Io ho scelto Fedele al Negroni, che è il mio, insomma, il mio cocktail di... Sono le 4:30 del pomeriggio, direi che è importante. Esattamente, io il mio vento d'estate. E io Madama Ada. Quindi, cin Eccolo qui. Roberto. Cin Roberto. Cina, alla vostra. Grazie per l'opportunità. Grazie a te per la disponibilità. Grazie. Tra l'altro Grazie Elena. buonissimo, Grazie complimenti Silvio. all'azienda perché è veramente buono. Siamo contenti. Esatto. Grazie ancora Roberto, appuntamento al prossimo Grazie video. a voi. Ciao. Ciao, 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 ciao.